Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Lo stabilisce l'articolo 27 della Costituzione, che ha offerto lo spunto di partenza al documentario Recidiva Zero, riflessioni intorno all'articolo 27 della Costituzione italiana di Bruno Vallepiano e Carlo Turco, presentato al Salone del Libro. Con gli autori della pellicola sono intervenuti la garante dei detenuti della città metropolitana di Torino, Monica Gallo, e Rossella Scott, professoressa di italiano e storia al liceo artistico istituito nel carcere di Saluzzo. Ha moderato il garante regionale per i detenuti Bruno Mellano, promotore dell'evento. L'idea è nata da una riflessione sull'articolo 27 della Costituzione, sui temi della colpa e del perdono, sull'attualità della nostra Costituzione e di questo articolo in modo particolare, sulla sua efficienza, sulla sua puntualità, sulla sua attualità. Volevamo non tanto fare un film sul carcere quanto un film e una riflessione sulla Costituzione, sulla sua attualità, è un film dentro e fuori il carcere. Abbiamo intervistato Zagrebeschi, abbiamo intervistato Don Ciotti, abbiamo intervistato molti operatori all'interno del carcere, ma anche molti detenuti. Abbiamo sentito gli operatori del settore, abbiamo sentito i detenuti e attraverso queste testimonianze abbiamo ricostruito quello che può essere il percorso virtuoso di un carcerato se gli viene messa a disposizione la possibilità di redimersi, e questo avviene attraverso lo studio, attraverso il lavoro, attraverso attività formative di vario genere, e ci sono delle realtà molto, molto importanti. Sappiamo che la recidiva è molto bassa nei carceri dove queste attività vengono svolte, e addirittura si parla di una recidiva del 15% in qualche caso, mentre il 75-80% di recidiva si registra in quei carceri dove non si fa nessun tipo di attività, ma soltanto si coltiva la detenzione delle persone.